Quanto guadagna un DJ? Beh, poco, verrebbe da dire a primo acchito. Ma invece vorrei fare un video abbastanza approfondito sull'argomento, un po' perché è uno dei trend qui su YouTube, ma anche perché ho visto di recente un video sul canale Chitarra Facile che paragona i guadagni del DJ con i musicisti e l'ho trovato sinceramente poco approfondito. Tante chiacchiere, forse per aumentare il tempo di visualizzazione, ma pochi spunti reali per capire veramente quanto possa guadagnare un DJ. Mi dispiace perché è un canale che seguo sempre volentieri. Allora, a maggior ragione, vorrei fare un video dedicato all'argomento. Prima di proseguire, ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato sui prossimi video. Allora, quanto guadagna un DJ? Il fatto di avere tanti contenuti su questo canale mi consente di poter evitare delle premesse ed andare dritte al punto sull'argomento. Beh, c'è un grosso dipende innanzitutto. Prima di tutto, non esiste un contratto nazionale, non esiste una tariffa stabilita per legge, è un grande far west. Ma anche di contro non c'è un valore oggettivo alla prestazione, la stessa ora di musica può valere 50, 500 o 5.000 e questo dipende da vari fattori. E l'idea è di mettere in fila un po' tutti per andare ad analizzare la questione propriamente. Il DJ può essere fisso di un locale, ovvero il locale quando è aperto te ci sei tutte le sere, che tu sia l'unico a fare la serata oppure a seguire e aiutare gli ospiti. In questo modo sei né più né meno che un dipendente della discoteca o quello che è. Quindi il tuo stipendio sarà più o meno quello di un dipendente. Molto semplice, c'è chi dispiace dirla così brutalmente, ma è la realtà dei fatti. Prendi magari qualcosa di più di un cameriere, che comunque gli stai sulle palle perché fai meno ore e fai anche meno fatica. Aumentando il numero delle serate del locale, il prezzo della singola serata ovviamente diminuisce. È una legge di mercato, quindi magari nel locale fa 3 serate, prendi una cifra X, se il locale ne fa 4, prendi di più alla fine del mese, ma meno per ogni singola serata. È ovvio, questo va da sé. Purtroppo però negli anni la tendenza del locale fisso che fa tante serate sempre con le stesse persone è molto sfumata. Primo perché appartiene alla realtà più strutturate, le grandi discoteche, che è qualcosa che è finita secondo me con gli anni 90. Sono poche le strutture di questo tipo, sempre meno di anno in anno. E poi perché il mercato si è molto ibridato, ci sono tanti locali che non sono propriamente discoteche che comunque hanno bisogno di musica, anche spesso. Di conseguenza è difficile che un grande locale possa assicurarti tante serate tutti i mesi dell'anno. Una cosa comune che fanno tanti colleghi è quella di avere una serata fissa per ogni locale diversa nei vari giorni della settimana. Quindi fanno magari 3 serate d'inverno, tutti i venerdì lì, tutti i sabato lì, tutti i giovedì da un'altra parte, d'estate magari diventano anche 4 o 5, ed ogni volta a metà stagione comincia la campagna acquisti per capire dove saranno nei mesi successivi. È un altro modo di fare il DJ con quella che è un minimo di sicurezza economica, una certa tranquillità, che tranquillità è la parola più sbagliata da usare in questo contesto. C'è invece chi lavora più nell'ambito degli eventi, ed è il mio caso. In quel modo, invece di essere assimilato a un dipendente, più o meglio pagato, sei un libero professionista, un vero e proprio freelance. Hai le tue richieste, hai il tuo calendario che ti costruisci di volta in volta, hai i tuoi contatti che ti chiamano più o meno regolarmente, hai quelli occasionali, hai i locali, fai cose, le cose più diverse a seconda degli ambiti di riferimento. In questo modo il tuo prezzo è dato dalle richieste. C'hai 5 richieste per un sabato di metà luglio, ecco che provi ad andare dal migliore offerente, ecco che puoi provare a chiedere un qualcosa di più. Diffida sempre da chi ti dice io valgo 500 euro se no non mi muovo nemmeno da casa e non si muove mai da casa, perché non suona mai da nessuna parte. Ecco, quella persona non vale 500 euro, vale zero. È il lavoro che definisce quello che vali. È il numero di persone che ti reputano bravo, passano il tuo contatto ad altri, ti chiamano più o meno regolarmente a seconda del tipo di evento di cui si tratta. Quindi ognuno si costruisce
il proprio income, diciamo, in base a quelli che sono i contatti e in base a quelle che sono le richieste dei vari periodi. È un po' difficile stabilire quanto guadagna in maniera oggettiva, perché la cosa può essere suscettibile dei periodi. Un periodo in cui vai molto, lavori bene e riesci anche a spuntare dei bei soldi, il periodo in cui magari cambiano i flussi e ti devi un po' ridimensionare. È un tipo di vita che non è da tutti, ammetto, perché c'è chi ha bisogno di sapere all'inizio del mese quanto guadagnerà alla fine, e in realtà però può dare anche numerose soddisfazioni, soprattutto quando poi hai trovi persone che ti vendono perché, per il loro interesse economico, e quindi riescono a spuntare un prezzo più alto che poi te lo porti dietro. Se uno ti vende una volta 1000 euro, dici ok, il cliente ha pagato 1000 euro ed era contento, bene, posso arrivare anch'io a chiedere 1000 euro, ovviamente in determinati contesti. Di contro, sempre per colpa della frammentazione del tipo di locale, ci sono locali che certe cifre non le potranno mai offrire, anche per un evento. E allora uno sta a scegliere se è il caso di farne o meno. Il range del prezzo che si può chiedere è molto variabile, ne abbiamo già parlato in passato, ma ne andremo a approfondire anche con video un po' più brillanti rispetto a quelli che ho fatto prima. C'è poi un altro modo di concepire il lavoro del DJ, quindi anche il pagamento, che è più assimilabile a quello dell'imprenditore, ovvero chi gestisce un proprio marchio, che può essere un'etichetta discografica oppure un brand di eventi. E in questo modo il DJ è inserito in un gruppo di lavoro, in un team, nel quale rischia personalmente anche i propri soldi, se vogliamo, e di conseguenza può guadagnare tantissimo oppure può anche rimettere dei soldi. In questo modo il DJ è associato ad altre persone per fare dei party, degli eventi, quello che è, ha la cadenza, può essere più o meno fissa. Può anche svolgere il ruolo di direttore artistico, nel quale è lui a selezionare gli altri che suonano, gli altri protagonisti, eccetera, e in questo modo può guadagnare molto di più, però rischia anche molto di più. È un classico rischio di impresa, come un qualsiasi imprenditore. Capisci, ecco, che intendere il lavoro del DJ può essere visto da dipendente, da freelance libero professionista o da imprenditore. E questo anche per chi non fa questa professione. Puoi avere la passione del DJ, farti pagare quello che è giusto che sia, avere un lavoro con cui ti mantieni e nel resto del tempo poter arrotondare con alcune serate fisse, una, due, quelle che sono, oppure con degli eventi qua e là, oppure anche investire parte dei propri guadagni nel lavoro vero, diciamo così, in quella che è una passione, quindi rischiando i suoi soldi per quella che è una serata o per organizzare eventi di questo tipo. Ecco che lo spettro è veramente ampio delle possibilità e non c'è da fare una grande distinzione tra professionisti e non. Quello importante è mantenere la dignità e il buon senso. Capisco che possa sembrare difficile per chi inizia adesso. Negli anni passati, che ne so, negli anni 90 abbiamo visto tutti girare un sacco di soldi, poi con la crisi delle grandi discoteche, la frammentazione del mercato, le cose sono un po' ridimensionate. Però comunque per chi inizia adesso ci sono tante possibilità, anche data dalla facilità di accesso alle tecnologie. Ho tenuto fuori volutamente il discorso sui grandissimi nomi, perché quella è veramente una categoria a parte, e anche tutti gli aspetti legati ai produttori, perché ritengo giusto approfondire quanto guadagna un produttore in un altro video, che uscirà a breve sul canale. Mi rendo conto che l'argomento è abbastanza denso, quindi possono esserci domande, suggerimenti, critiche che ti pregherei di scrivere qua nei commenti e continua a seguirmi sul canale di Essere DJ Oggi. A presto!